Cassie ha vinto un viaggio in un resort di lusso alle Maldive. Lo raggiunge in nave insieme ad altri tre ospiti dell'hotel. Uno di questi finge di essere miliardario. Chi? Questo ragazzo sta rubando dell'argenteria e la sta nascondendo nella borsa. Se fosse davvero ricco, che motivo avrebbe di farlo? E a proposito di impostori, una di queste persone si finge un membro dell'equipaggio. Riesci a indovinare chi? Questa cameriera nasconde un distintivo sotto la ghirlanda di fiori. Probabilmente è un agente sotto copertura. Finalmente Cassie arriva al resort. Tre facchini si offrono di portarle la valigia. Puoi aiutarla a scegliere il ragazzo giusto? Il primo ragazzo è un criminale in fuga dalla polizia. Vedi questo avviso sul molo? Il secondo è un fantasma, troppo trasparente per essere un umano. Cassie dovrebbe scegliere il terzo ragazzo. Il direttore dell'hotel spiega a Cassie che può scegliere tra tre tipi di camere. Una all'ottavo piano con una splendida vista sul mare, un lussuoso appartamento al secondo piano con vista sul giardino e un bungalow sulla costa. Che cosa sceglieresti? La prima opzione non esiste perché l'hotel è di soli 5 piani. Questo bungalow non ha né aria condizionata né ventilatore. Cassie dovrebbe scegliere la seconda opzione. Sulla spiaggia Cassie incontra tre gemelle, Sienna, Gemma ed Emma. Emma chiede a Cassie 20 euro. La mattina dopo Cassie incontra una delle tre gemelle, ma sono così identiche che Cassie non riesce a distinguerle. Sappiamo con certezza che Sienna dice sempre la verità, mentre Gemma ed Emma mentono sempre. Quale domanda di due parole dovrebbe fare Cassie per riavere i suoi 20 euro? La domanda corretta è: sei Gemma? Sienna, che dice solo la verità, direbbe no. Anche Gemma, che mente sempre, direbbe no. Emma invece direbbe sì, perché è una bugiarda. Pertanto, se la risposta è sì, Cassie può chiederle i suoi soldi. Se invece la risposta è no, Cassie può chiedere a Sienna o Gemma di ricordare ad Emma di saldare il suo debito. Dopo colazione, Cassie decide di fare un'immersione. Sott'acqua nota molti pesci pagliaccio identici. Uno di loro, però, non appartiene a questa specie. Riesce a individuare il pesce diverso? Eccolo! Sott'acqua Cassie trova un forziere chiuso con una combinazione. Puoi aiutarla a decifrare la combinazione per aprire la serratura? Sullo scrigno sono dipinte tre tartarughe. Ogni tartaruga ha un certo numero di anelli sul guscio ed è l'indizio che cerchiamo. Contando gli anelli otteniamo il codice 845. Cassie apre lo scrigno e trova una collana di perle. Sperando di poterla rivendere, si reca nel quartiere dei gioiellieri. John le dice: «Queste perle non sono così preziose, posso offrirti 50 euro per una perla». Noah dice: «Queste perle sono false, 5 euro al massimo, è il mio ultimo prezzo». Mia invece dice: «Signora, possiamo venderle all'asta. C'è chi pagherebbe centinaia di euro per questa collana. Potrei farle da agente e prendere il 15% del ricavato. Che ne dice?» Uno di questi tizi è un truffatore. Riesce a indovinare chi? Noah indossa il distintivo di un'altra persona. Molto probabilmente si sta fingendo qualcun altro. Cassie vuole comprare un nuovo costume da bagno, entra in un camerino e vede queste tre paia di gambe. Chi è al verde?
Le tre donne indossano sandali relativamente nuovi. Diamo un'occhiata alle loro unghie dei piedi. La prima donna ha un'eccellente pedicure. La seconda non ha lo smalto, probabilmente preferisce tenere le unghie al naturale. La terza ha lo smalto sbeccato. Molto probabilmente è lei ad essere al verde. Nella hall dell'albergo, Cassie incontra Tina e Jeff, due suoi vecchi coinquilini. Uno di loro è un lupo mannaro. Sai dire chi soltanto guardando questa foto? Tina è un lupo mannaro, la sua gamba è incatenata. Cassie decide di andare in spiaggia a prendere il sole. Sui lettini è sdraiato un vampiro. Sei in grado di individuarlo? Questo mucchio di cenere sulla destra, beh, era un vampiro. Sulla spiaggia è stato organizzato un matrimonio. Purtroppo, dopo la cena, tutti i maschi presenti alla festa si sono trasformati in zombie. Sai dire qual è lo sposo? Eccolo, l'unico con un anello. Una sera Cassie decide di raggiungere un villaggio abbandonato e infestato per girare un video per il suo vlog. Appena arrivata, nota subito 5 cose strane. Le vedi anche tu? Queste orchidee hanno i denti. Chi ha lasciato questi enormi segni di artigli sul muro? È estate, ma qui c'è un pupazzo di neve. Ci sono due lune nel cielo. E questa mucca non ha l'ombra. Cassie torna all'hotel e trova la sua stanza tutta sottosopra. Qualcuno ha rovistato tra le sue cose. Interroga tre sospetti. La cameriera racconta: «Ho pulito la sua stanza, tutti i vestiti e gli oggetti personali erano ordinatamente riposti nell'armadio. Quando sono uscita ho chiuso la porta a chiave». L'idraulico dice: «Anche io sono entrato in stanza per riparare il WC. Per fortuna, ora è tutto a posto». Il vicino di stanza invece dice: «Stavo ascoltando la musica con le cuffie, quindi non ho notato nulla di strano». Chi sta mentendo? Questa persona afferma di essere un idraulico. Ha detto di aver riparato il bagno, ma non è a posto. Peter, un ospite dell'hotel, si è innamorato di Cassie. Vuole fare colpo su di lei e le mostra alcune foto dal suo blog di viaggi. Cassie si accorge subito che è tutto falso. Come? Osserva la direzione del vento in questa immagine. Sullo sfondo il vento soffia a sinistra mentre i suoi capelli vanno verso destra. Evidentemente Peter ha editato le sue foto. Qualcuno ha distrutto la statua più costosa dell'hotel. 4 ospiti della struttura vengono interrogati dal direttore. Melanie dice: «Non sono appassionata di arte, non avevo neanche notato questa statua». Steven dice: «Mi dispiace per quello che è successo, ma ho fatto paracadutismo tutto il giorno». Zack dice: «C'è poco da disperarsi, questa scultura era di cattivo gusto. Sono un mercante d'arte e posso procurartene una nuova». Sophie invece dice: «Mi stavo rilassando alle terme, non ho visto nulla». Riesce a individuare il colpevole? Melanie! Ha perso l'orecchino nel bel mezzo della scena del crimine. Cassie riceve 3 inviti da 3 diversi ospiti dell'hotel. Gail le mostra la foto di una villa di lusso e le dice: «Sono un miliardario, puoi venire nella mia villa e restarci quanto vuoi». Bella le mostra 2 biglietti per uno spettacolo teatrale e le dice: «Possiamo andarci insieme domani sera». Riccardo invece le mostra le chiavi della sua barca e le offre di fare il giro del mondo. Solo una di queste offerte non è falsa. Puoi aiutare Cassie a fare la scelta giusta? C'è il cartello «Vendesi fuori dalla villa», quindi l'offerta di Gail non sembra credibile.
Guarda bene la data del biglietto per il teatro. È scaduto secoli fa. Cassie può soltanto fidarsi di Riccardo. Cassie va a cena al ristorante dell'hotel. C'è una farfalla nascosta. Riesci a trovarla? È proprio qui.